uno spruzzo della fredda terra d'Albione in questa nostra giornata dedicata ai campioni di cuore, perché le campionesse che avete già visto sono praticamente uno stesso sport che praticava Kate Middleton, hai capito? Buongiorno Ferrari. Buongiorno, e grazie ciao, alle gemelle Elisabetta e Giulia Pacella che giocano oggi sul prato e rappresentano degnamente la nostra nazionale femminile. Eh sì, è uno sport particolare, loro hanno amato questo sport fin da piccoline e devo dire che sono entrate in un record, pensa, perché fanno parte della nazionale appunto italiana di hockey femminile sul prato e ci sono ben, pensa, 3 coppie di gemelle in questa nazionale, per cui 6 atlete per 18 atleti in totale. Complimenti all'allenatore che deve avere uno, le riconosce al volo. Sì, e questo altrimenti. Poi ha messo... Vabbè, ma lì ci sono i numeri, suppongo. Ci sono i numeri, sì. Ha fatto sì che comunque tutti i media parlassero di questa particolarità e parlassero maggiormente di questo sport. Dicevi pochi istanti fa che sin da piccola ero appassionata e questo mi meraviglia perché o ce l'hai in famiglia, o se no, cioè io non è che a 5 Infatti. Anni sono appassionato di hockey. No, nessuno lo praticava, sono diventata appassionata all'età di 10 anni, come spesso succede grazie alla scuola, perché c'era un corso, hanno iniziato una più dell'altra, poi ha trascinato l'altra e poi l'allenatore della scuola ha detto che erano veramente portate. Nel giro di pochissimo tempo, a 13 anni, facevano già parte della nazionale in Olanda e poi tantissimi interventi e successi. Caspita. A livello nazionale e anche internazionale. Si sono trasferite anche a Londra? Bravo, si sono trasferite a Londra soprattutto per imparare la lingua, ma bravo. Anche per praticare comunque l'hockey. Quanti anni a hanno? Wimbledon. Loro hanno 19 anni, non ne hanno ancora 20. No, perché stavo facendo la solita domanda, no? Sposate, no, mi sembra in questo caso abbastanza prematuro. Il cuore è libero, anche perché dicono che non hanno il tempo, ma secondo me se incontrassero quello giusto il tempo lo troverebbero. Sei andata con Riccardo Nisini? Sono andata con Riccardo a Cernusco sul Naviglio, sono andata a trovare i genitori loro. Aria di casa. Aria di casa. Ciao! Ciao! Benvenuta! Allora, vediamo se sono brava. Giulia e Elisabetta. Azzeccata. Allora, vi assomigliate perché siete due gemelle, ma quali differenze ci sono caratterialmente? Caratterialmente mia sorella Elisabetta è più sportiva rispetto a me, è molto impulsiva e a volte un po' introversa. E invece mia sorella Giulia è un po' più, diciamo, un po' più perfettina, un po' più emotiva. Chi è stata la prima che si è appassionata maggiormente all'hockey? Io. Tu? Sì, perché il mio allenatore veniva nella mia scuola elementare, ci insegnava hockey, a me subito mi è piaciuto moltissimo e sono andata a provarlo. Mi è piaciuto, mi sono iscritta e dopo un mese mi ha raggiunto Elisabetta che faceva calcio. E tu sei andata a vederla e ti sei appassionata? Sì, io veramente prima giocavo a calcio e poi ho visto dei tornei di Giulia, ho fatto anche io dei tornei e poi ho iniziato. Quante mazze che ci sono, ma ci sono anche quelle dei vostri esordi? Sì, esatto, sono tutte le nostre mazze che abbiamo conservato sin da quando eravamo bambine. Sì, i nostri genitori hanno voluto conservarle tutte. E a proposito di genitori, eccoli qui! Ma ciao! Ciao! Ciao, ben trovati. Allora, che soddisfazione queste figlie, ma l'avreste mai immaginato? No, non ce lo saremmo mai aspettati, anche se fin da piccole avevano una grande predisposizione per lo sport, soprattutto quando hanno iniziato fin dalle elementari nelle prime gare di atletica, hanno sempre dimostrato grande competitività. Tanti sacrifici perché comunque ovviamente con la scuola, tanto studio, 4 allenamenti a settimana, 2 partite sabato e la domenica. E comunque ne basta la pena perché ci ritroviamo tutti qui a parlare proprio di loro. Sì, in effetti sì, ne basta la pena e siamo davvero felicissimi. E complimenti anche a voi. Grazie. Grazie davvero. Io le invidio perché vivono a Londra da settembre scorso. Sì, sono molto contente. Sono grandicelle abbastanza per anche... Sono grandicelle, ma vivono lì anche perché non sono da sole. C'è il fratello maggiore Tommaso che vive già lì, per cui stanno in appartamento con lui. Sono molto contente di essere lì perché imparano meglio la lingua. C'è un aneddoto carino perché all'inizio, quando sono andata a Londra, non capivano niente, anzi capivano poco, e per cui avevano interpretato durante il primo allenamento quello che diceva l'allenatrice. Uno aveva capito, dobbiamo andare a bere il tè, e l'altro dobbiamo far ginnastica.
ginnastica, per cui insomma congruo tutto due, perché insomma sei a Londra, il tè ci sta, la ginnastica anche. E comunque oltre a fare questo si trovano bene con i fish and chips. Sì, si trovano molto bene perché sono state accolte con molto affetto da tutte le altre atlete, perché sono tutte molto più grandi di loro, per cui sono state molto materne. E poi amano anche insegnare ai bambini e alle bambine più piccole l'hockey, e poi ad andare anche loro, perché comunque si devono allenare oltre che studiare, perché il loro obiettivo è quello di frequentare l'università. Senti, questo è uno di quegli sport dove non girano molti soldi, tanto prestigio ma pochi soldi. È vero. E anche tanto sacrificio. Qualche rimpianto, oppure la passione fa sì che sia il rullo compressore che asfalti tutto? Pensa che entrambe sono entusiaste dei sacrifici che hanno fatto, perché dicono ne valsa veramente la pena, e come hai visto dall'intervista anche i genitori ne hanno fatti per poterle comunque sostenere nell'arco di questi tra anni. Tra l'altro, amore di papà e amore di mamma, allora sono talmente appassionate e hanno bisogno anche di allenarsi, che c'è un naviglio, c'è abbastanza verde tutto sommato, hanno costruito un mini campo da hockey. Esattamente, i genitori hanno fatto proprio lì a casa un mini campo, di modo che loro si possano sempre allenare. Ma l'avete ripreso? Eh sì, lo vediamo adesso nella prossima clip. Scusa, carino, c'è la piscina, no? Ho il campo di hockey. Andiamo. Siamo nella vostra cameretta fin da quando eravate piccoline, dove c'erano i poster dei cantanti. Adesso ci sono i poster e le foto riguardanti il vostro successo. Esatto. E voi avete una caratteristica nella nazionale, perché siete tre coppie di gemelle. Sì, esatto, siamo tre coppie di gemelle e ci supportiamo molto sia dentro il campo che fuori dal campo. Siamo molto legate. E questo ha attirato anche molto l'attenzione dei media, sì, parlare di queste, esatto, caratteristiche. Sì, sì. Non è comunque normale avere tre coppie di gemelle tutte nazionali. Lì ci sono tantissime medaglie che avete guadagnato con la vostra fatica, e due in particolare vi hanno rese orgogliose. Sì, sono molto importanti, perché abbiamo sfiorato le Olimpiadi del 2012 a Londra e siamo arrivati terzi alle qualificazioni in India. E per un... Insomma, è mancato pochissimo. Esatto, sì, abbiamo sfiorato proprio. Ma pensiamo al prossimo obiettivo. L'avete sfiorato, ma l'obiettivo adesso è quello di arrivare alle Olimpiadi del 2016. Sì, esatto. A Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro, mi raccomando, questa volta ci si arriva. Speriamo, grazie. Noi ve lo auguriamo. Grazie. Ah, se il tempo fosse un gambero! Torneresti 19, indietro per... Ma è bellissimo! Per avere la loro età? Ma starsene a Londra, che è una città che veramente è connessa con il mondo, sì, intero. È vero. E allora, loro hanno ancora l'età per sognare. Eh sì, hai visto, eh? L'hanno detto... Come si vedono proiettate nel futuro? Proprio in chiusura di intervista, l'obiettivo sono comunque le Olimpiadi del 2016, perché quello è il loro obiettivo principale. 21 anni? 21 anni. 21 anni. Pensa quante altre Olimpiadi possono collezionare. È vero. Non male. E poi vorrebbero tutte e due rimanere all'estero, perché ormai comunque si trovano bene, poter conciliare il lavoro con la propria passione. Per quanto riguarda Giulia, per quanto riguarda Elisabetta, fare la fisioterapista però all'estero, insomma sempre nell'ambito comunque che ha a che fare con lo sport. Vabbè, ho capito, il paese lo dovremmo ricostruire noi, va bene così. Chiudiamo con il motto delle nostre campionesse. Allora, il motto è: non è il grande che batte il piccolo, ma il veloce che batte il lento. Perché loro sono sempre state le più veloci in tutte le prove che hanno sostenuto, per cui si rendono conto che la velocità è fondamentale. Ferrari, grazie, alla prossima. Grazie a te, caro. Ciao a tutti.